Eccoci tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Siamo già dentro la palestra di Plumbeopoli ad affrontare Brock, che è un Brock. Molto carina la palestra, ma prima di esso dovremmo affrontare due allenatori. Nelle versioni vecchie invece se ne affrontava solo uno. Allora, in questo caso, come ho detto, dobbiamo selezionare. Non dovrei avere certamente problemi, però ovviamente dobbiamo spostarlo, quindi metterlo primo in squadra. E poi mettiamo anche Nidoran maschio. Ok, così volevo fare, perché Nidoran maschio è il secondo. Ok, vediamo che Pokémon mi capita. Comunque sia, con Bellsprout non avremo problemi. Vediamo un po' però i livelli di Pokémon, perché questo non lo so. Amara. Eh sì, sarà una amara sconfitta per te, perché sei Girud e io ti metto Bellsprout. Soprattutto se ce l'hai a livello inferiore al mio, saranno problemi per te. Infatti. Frustata. Ed è già KO. Non ha praticamente possibilità minimamente Girud. Anche se una sassata avrebbe fatto magari male. Ultimo allenatore prima di Brock. Questa è la classica frase che dicevano anche nel Sinestro: ci vorranno anni prima che tu possa competere con Brock. Sì, sì. Un campeggiatore. Dove è finita la tua tenda, però? Un altro Geodude. E noi con un altro frustato lo mandiamo a KO. La resisticità di questo gioco comunque è bellissima. Livello 7 ancora per Geodude. Nel frattempo andremo comunque a livello 10 con Bellsprout, perché siamo lì per salire. Vediamo in base ai punti che otterriamo. No, di un pelo. Ok. Questo ci è rimasto male più di tutti. E adesso Brock. Gerald. Esatto. L'11, ma anche se sono di livello inferiore, in questo caso noi abbiamo un vantaggio della tipologia, e quindi due colpi ed è praticamente morto. Si toglierà un po' per l'amor del cielo, ma con una doppia frustata non è scampo. Super efficace ovviamente, quindi Giorgio va KO. 54 punti esperienza, Bellsprout va a livello 10, qualcun altro penso che dovrebbe salire. Esatto. Doppio calcio anche per il mio femmina. Onix. No, no. Teniamo il Bellsprout, anche perché praticamente abbiamo la vittoria in pugno ormai. Livello 12, certo. C'è un buon attacco, ma... ah, potrebbe essere un problema. Brutto colpo. Frustata. Ok. Fate premesso che se non me lo mette KO, ma ho doppio calcio di Nidoran, quindi botte in testa. Probabilmente me lo metterà KO. No, uno. Che fortuna. E quindi ho vinto. 134 punti esperienza. Sale Nidoran maschio a livello 10. Sale Eevee a livello 11. Rattata. PG, insomma, salgono un po' tutti grazie a questa lotta. 1920 soldi, sono tanti, di solito non ne vincevi di meno nelle versioni precedenti, quella classica, diciamo. Bene così. Medaglia sasso fino a livello 20, seguiranno le modificazioni, e botte in testa, meglio di pazienza che si riceveva ai tempi. Posso usarla quante volte vuoi. Ah, ok, quindi la fortuna di questo gioco, la cosa bella è che puoi usare le MT quante volte vuoi Pokémon. Quindi borsa. Porta MT, botte in testa.
Lo faccio per appunto far dimenticare mosse inutili ai Pokémon, quindi fuoco di energia che non serve a niente. E noi abbiamo già praticamente 4 mosse del Nidoran maschio a livello 10 che tolgono tutte vita. Bellsprout, ok, botte in testa anche a lui. PG, sì. Turbo sabbia. C'è anche Specul mossa, molto, molto utile per copiare la mossa dell'avversario. In questo caso la facciamo imparare praticamente a tutti, in modo tale al posto di colpo culo. Perfetto. Ci manca Ivy che devo valutare. Vediamo un po'. Vediamo. Sì, al posto di Ruggito. Ok. Praticamente tutti i nostri Pokémon hanno tutte le mosse che tolgono quasi, quindi fantastico. Perfetto. E Brock è battuto. Adesso ci avremo un bel po' di allenatori da sfidare nel prossimo percorso. Sì, incredibile. Blu. Le Mega Ball sono molto utili adesso. Ok. Abbiamo superato questo allenatore, questo capo palestra. Che vabbè, insomma, dei limiti, È davvero facile questa parte. Adesso andiamo a rinnovare i Pokémon perché ce n'è bisogno, in quanto Bellsprout era in fin di vita. Allora, però, cambieremo ovviamente adesso anche qualche Pokémon della squadra, perché ci vuole qualche Pokémon da allenare. Ah, ok, sì, in realtà il centro Pokémon funziona che puoi soltanto rianimare i Pokémon e basta, mentre i Pokémon, quindi Pokédex. Ok. Squadra. Allora, Rattata. Sposta info, cambia soprannome. No, non in questo caso. Io volevo praticamente. Ah, aspetta, forse fai uscire. Vediamo un po'. Fai uscire dalla Pokéball. No, sposta indietro. Bene, ragazzi, proseguiamo sul percorso. C'è niente? No. Eccola qua. Antonella che fa la bidella, ok. Beh, oddio, non era proprio la scelta più ottimale, ma è semplicemente per far salire Pikachu di livello, quindi come che sia lo cambieremo. E Pidgey, vediamo che attacco usa Oddish adesso, visto che subirà un attacco per primo. Però con la raffica non dovrei avere troppi problemi, vedremo. Le sue lotte ci fanno un pochettino più complicate. Assorbimento. Raffica.
Trappò in un colpo, con brutto colpo tra l'altro. PG 31 esperienza, Pokémon 31 esperienza, Bellsprout sale all'11. Beh, non mi va più di altare, per forza ti ho messo capo al Pokémon e quindi è così. Bene così. Avanziamo verso il secondo. Sono un coach. Vediamo. Vediamo questo quanto è forte veramente. Pasquale. Bulbasaur. Bulbasaur lo troviamo a livello 11. Ok. Il mio PG a livello 10. Con la raffica dovrei fargli un po' di danni. Speriamo che comunque non usi parassiseme, perché è un attacco che comunque ci può creare a noi problemi in quanto recupererebbe energia frustata. Ok, non ci toglierà granché, perché non è molto efficace, è chiaro. Contro Pokémon di tipo volante. Noi usiamo la raffica. Gli togliamo un po', ma non tanto. Parassiseme evita l'attacco, meno male, perché avevo proprio paura di questo attacco. Ok, stavolta non lo evitiamo. Il problema è che lui si recupera l'energia. Raffica. Sì, fortunatamente gli togliamo certamente qualcosa in più rispetto a quello che lui si prende. Però non è proprio così facile questa volta come potrebbe sembrare. Non gli manca molto, però lui ci toglierà ancora qualcosa. Anzi, ci uccide del tutto, quindi per la prima volta un Pokémon KO. Devo usare le maniere forti, dai, proviamo con Nidoran. Sì, con beccata va benissimo. E Bulbasaur è KO. Livello 5 per Pikachu. Ok. Quindi questi allenatori potremo trovare lungo il percorso. Un regalo ci dà un rivitalizzante che ci permette appunto di rivitalizzare un Pokémon. Ma non, per adesso andiamo avanti così. Tu pensi ai pantaloncini? Vediamo un po' che Pokémon hanno. Matteo. Spiro. Allora, vediamo il livello di Spiro, perché con Pikachu siamo in vantaggio. Vediamo. Livello 6. E sai che le possibilità le abbiamo pienamente, caro Pikachu. Tono Shock. Ottimo, ottimo, Pikachu. Beccata, ma non ci ucciderà. Anzi, ci toglie solo 3 di vita. Tono Shock. E il che dovrebbe, senza dubbio, mettere KO Spiro. E quindi farti salire il livello ancora, che ne hai bisogno per la palestra di Misty. Per adesso no, perché ho soltanto 25 punti esperienza. Ok, avanziamo. Qua sotto non c'è niente, qua ce n'è un altro. Vediamo un po' questo che Pokémon ha. C'ha un solo Pokémon anche questo a quanto pare, perché contro il mio Pokémon, insomma. Vediamo. Questo è Schiamadino, che non è il dinosauro di Flistone. Nidoran maschio. Vediamo a che livello. Pikachu ha le caratteristiche comunque per batterlo. Sono più o meno di pari livello. Livello 7 per Pikachu. Proviamo col Tono Shock. Vediamo. Attacchiamo noi per primi. Qualcosa gli facciamo. Beccata. Certamente è proprio l'attacco che mi toglie di meno di quelli che ha. Tono Shock ancora. Ok. Veleno spina. Attenzione. Non mi avvelenare. Avvelenato, ok, però c'è l'antidoto, vero? Allora, per adesso
Se uso turno shock probabilmente andrà capo Pikachu, ma fa niente. Ok, veleno spina 4, vediamo se riusciamo a sopravvivere. 2. Però se uso l'antidoto è chiaro che tanto Pikachu deve per forza lottare a quel punto qua. Non mi va di usare l'antidoto. Lo faremo fuori con un altro Pokémon. Tu Pikachu magari forse riceverà dei punti esperienza per la lotta. Ho buttato giù. Sì. Ma ne abbiamo altri. Metapod, direi di no. Usiamo Nidoran maschio, visto che a livello 16 si evolve Nidorino. Contro il suo omonimo praticamente, sono uguali. Andiamo a usare un bel botto in testa. Ed è KO il nostro avversario e quindi ha perso la partita. Metapod a livello 5. Sconfitto appunto. 2 Mega Ball ancora, che ci serviranno e come. Allora, qui possiamo trovare dei Pokémon. Sì, ok, battiamo anche questo, anche se non abbiamo poi la squadra completa, vediamo un po'. Questo nelle vecchie versioni c'aveva un Jigglypuff, vediamo un po'. Nidoran femmina invece, che è meglio personalmente di avere un Jigglypuff contro in questo momento. Metapod, ovviamente poverino non puoi fare nulla. Eevee, mandiamo in campo Eevee che con il nostro attacco rapido può far male. Ovviamente adesso attaccherà il Nidoran femmina. Non usare doppio calcio perché sennò mi faresti veramente male. Fortunatamente l'attacco del Nidoran femmina non è potentissimo, ma certamente un doppio calcio farebbe male. Attacco rapido. Ok, non pensavo di mettere il KO, ma è così, è stato bene così. Eevee Metapod. Ok. Molto bene, qui chi troviamo di bello? Parte Spiro. Spiro. Rattata. Ok. Una sfera. Profumo invito. Che devo ancora capire che cosa serve, però vedremo. Altro allenatore. Anche questo piace i pantaloncini, ok. Il marmocchio Ben manda in campo Rattata. Topo, esatto. E pallino un campo. Sì. Livello 6 per Rattata, Metapod, Eevee. Guardate che ci usa attacco rapido, quindi qualcosa ci farà, ma beh, insomma, pensavo qualcosa in più. Attacco rapido contro Rattata, certamente gli faremo molto di più noi. A momenti lo facciamo fuori in un colpo. Non è un problema, perché adesso è la fine che fai. Ok, il topo non c'è più. Ok, sconfitto anche questo. Andiamo avanti. Ma evitiamo il pigliamosche. Spiro soltanto. Solo Spiro qua c'è. Questo chi è? Semplicemente una persona normale. Sono un buon vecchio Koichi. No, meglio di no. Voglio il centro Pokémon prima, perché prima di sfidare il coach dobbiamo rinnovare i Pokémon. Ma direi che lo faremo la prossima volta, ragazzi, perché sennò il video viene lunghissimo. Quindi per questo video è tutto. Lasciate un like se vi piacciono questi video, se vi è stata utile questa parte. E noi ci vediamo alla prossima parte, dove affronteremo poi il tunnel di Monteluna. Ciao a tutti!